Buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro che chiude questa rassegna, 14ª edizione, con dei temi, gli orizzonti della salute che guardano lontano, che pensano alla necessità di pensare a una sola salute, quella appunto che fa di questo nostro vivere su questo mondo un'integrazione completa e continua tra l'ambiente che viviamo, come lo viviamo, il rispetto che abbiamo per questo ambiente, quanto questo interagisce col nostro vivere umano e la nostra possibilità all'interno di esso di sviluppare relazioni che siano relazioni positive, proficue, che abbiamo detto tante volte sono anche strumento di cura. Certamente viviamo in un momento particolarmente delicato, complesso, ognuno per il suo pezzo è richiamato a una responsabilità che ci porta a essere con un compito preciso da individui, ma nell'interagire con una collettività che ha bisogno anche del contributo che possiamo dare, del significato che abbiamo a questo mondo. In un momento di così grande incertezza, dove le tecnologie contribuiscono sia a risolverci qualche problema, ad accorciare le distanze sicuramente, sono anche un rischio, dicevamo stamattina, sono un rischio di portare un'umanità ad isolarsi più che ad avvicinarsi e a usare in qualche modo il nostro essere umani troppo lontano da quelle emozioni e da quella sfera di empatia che ci porta a poter disegnare un futuro migliore insieme. Ecco, grazie alle riflessioni di Monsignor Paglia, la forza della fragilità credo che si agganci al ragionamento che abbiamo fatto, alla riflessione con Faggin sul tema della consapevolezza e della ricerca di conoscere se stessi attraverso gli altri. Ed in questa fragilità, sapendo di essere anche persone fragili in alcuni momenti, ritroviamo il senso del futuro e un modo per migliorare il nostro futuro e il futuro delle prossime generazioni solo se ritroviamo i riferimenti saldi, il riferimento della relazione e di quella grande famiglia umana che cammina con noi nel mondo per affrontare anche i momenti complessi e trovare una via positiva. Ecco, credo che chiudere con un messaggio positivo come quello che insieme andremo ad esplorare possa essere l'unico atteggiamento corretto per reagire e soprattutto per dare quella speranza ai giovani perché vedano nella relazione con l'altro veramente la risorsa di cui tutti abbiamo bisogno. Quindi grazie di questa riflessione e siamo in ascolto. No, grazie dell'invito che ho accettato volentieri. Sto in piedi così ci vediamo. Se non vedo, né vedo io né vedete voi, e un po' intimidito da questo luogo pieno di storia, quindi, ma sono lieto di questo invito e lieto anche del tema, perché questo tema e il libro che ne è seguito è sgorgato da parte mia nel cuore della pandemia. Vi faccio una premessa. Quando dopo le prime settimane del Covid, io sono di Roma, a Trastevere, un prete della comunità di Sant'Egidio, lavoro pure in Vaticano, ma quella è un'altra cosa. E ho visto, assieme agli amici di Sant'Egidio, la strage di anziani, a migliaia. Non ce l'ho fatta più. Ho chiamato il ministro Speranza per telefono, che non conoscevo, e gli ho detto: guardi, quello che sta accadendo in Italia, ci sono colpe gravi anche nell'RSA, eccetera, eccetera, ma mostra una contraddizione della società. Siccome vedo che qui siamo tutti di una certa età, a me interessante. E gli ho detto: perché vede ministro, lei adesso deve lottare per combattere il Covid,
ma deve avere uno sguardo lungo, deve guardare alla società dopo il Covid, perché questo sta mostrando una contraddizione terribile di una società che per un verso ci fa vivere di più, 20-30 anni in più. I miei nonni sono tutti morti a 60 anni, io ce ne sono nati 77, grazie a Dio, me la cavo, si diceva una volta. Ma qual è il problema? Questo sviluppo della scienza, della medicina, della disciplina anche di vita, della nutrizione, eccetera, che ci ha fatto questo grande dono, dall'altra la società non sa mantenerci. Questi luoghi che dovevano servire per curare, di fatto sono stati i luoghi di morte. Ecco perché lei deve creare una commissione che studi quello che sta accadendo in Italia, non solo, ma di cui noi siamo totalmente ignoranti. È nata in Italia una nuova generazione, un nuovo popolo, ed io lo sento in prima persona. Io sono nato il 21 aprile del 45, faccio parte dei baby boomers. Ecco, noi siamo la prima generazione anziana di massa. Siamo milioni, ma su di noi non c'è né pensiero politico, economico, culturale, sociale, sanitario e neppure spirituale. Perché? Perché il nemico più grande della vecchiaia è l'idea che ne abbiamo. Gli anziani sono morti perché erano già morti qui, li abbiamo già scartati prima. Ecco perché c'è bisogno di una grande rivoluzione. Lui poi mi disse scherzando, no, non scherzando, davvero, dice: io la commissione la faccio, lei mi ha convinto, ma ad una condizione, che la presida lei. Come vedete, gli feci, sono anche vescovo, lavoro in Vaticano. Ma lui mi disse, mi rispose con un'affermazione che mi colpì: guardi, io i tecnici li ho, quello che a me manca, a noi manca, è la visione. Io voglio quella visione, che è la visione che Papa Francesco ha della vecchiaia. Per questo voglio che la presieda lei. Poi è accaduto, vi dico la gioia mia dopo fatiche inenarrabili, l'ultimo Consiglio dei Ministri, l'ultimo decreto è stato proprio questo disegno di legge delega che abbiamo elaborato e che abbiamo consegnato. Faccio questa premessa perché io già intuivo allora un problema enorme, che era il problema della, non solo dell'impreparazione, ma della fragilità che noi tutti viviamo e che il Covid ci stava mostrando. Io stesso il 28 febbraio ero a Via della Conciliazione nel grande auditorium assieme al, il Papa c'era il raffreddore, non venne, assieme al nuovo presidente di Microsoft, successore di Bill Gates, il presidente dell'IBM, il segretario generale della FAO, il governo italiano, a firmare un documento sulla intelligenza artificiale che poi ha continuato. Stavamo nel cuore della tecnologia. Dopo 10 giorni l'Italia bloccata. Un virus neppure vivente, parassita, che parte in business class da Wuhan e arriva in Germania e poi arriva a Cotogno. Voi forse lo conoscete, io non sapevo neanche che esistesse. Dopo poche ore, dopo pochi giorni, tutti
eravamo bloccati, distrutti, chiusi, mostrando una fragilità terribile che si è abbattuta di più sugli anziani. Ora è vero quello che dice Papa Francesco, che eravamo tutti nella stessa barca, certo, o magari meglio tutti nella stessa tempesta su barche diverse, quelle più fragili, è bastata un'onda. Ma cosa voglio dire? Voglio dire che il Covid ha mostrato una grande lezione, che tutti siamo fragili, tutti, nessuno escluso. Non solo le persone, anche le istituzioni, persino la scienza. Noi siamo andati su Marte e ancora oggi abbiamo questa qui, che si usava 4 secoli fa qui, anche a Vicenza, mostrando la debolezza, la fragilità anche della scienza, ma di tutte le istituzioni. Persino i preti sono impazziti pensando di chiudere le chiese, una follia pura. Questo per mostrare che cosa? Guai a non apprendere la lezione della fragilità. Siamo tutti fragili, nessuno escluso. Certo, a gradazioni diverse, ma nessuno potrà dire io non lo sono. Ecco perché questa riflessione per me è molto importante. Perché? Perché sconfigge un pregiudizio al quale io darei il nome di Prometeo. Tradotto, ognuno di noi si crede il Padre Eterno. Siamo tutti diventati inglesi, di lingua inglese. L'unica lingua dove I è scritto in maiuscolo. Un mio amico Giuseppe De Rita parla della nascita di una nuova religione, la egolatria, il culto dell'io. Ora, questa illusione che tutti abbiamo di sentirci onnipotenti, ma davvero ognuno padre eterno, c'è il monoteismo dell'io, neanche siamo più politeisti come lo erano i romani. E sull'altare dell'io noi sacrifichiamo anche gli affetti più cari. E questo è il senso delle tragedie di mamme che ammazzano i figli, di mariti che ammazzano le mogli, per dire quelle più impossibili. Per dire questa tentazione di credersi padre eterni, cioè intoccabili, invulnerabili, al punto da sognare una salute impossibile, da sognare persino l'immortalità. Oggi con la tecnica si fabbricano gli organi umani. Quindi che si possono trapiantare fegato, tutto, si può fare tutto. 5 anni fa, quando diventai presidente dell'Accademia per la Vita Pontificia, vennero da me un gruppo di 5 americani, 3 industriali e 2 ingegneri, e mi portarono un progetto, me lo stesero sul tavolo, sull'ibernazione. Se noi ad un certo punto della vita ci iberniamo, poi usciranno dei farmaci con i quali potremo curare le malattie, ci risvegliamo e ricominciamo a vivere. Avevano già speso milioni di dollari per dire come l'illusione prometeica di una salute invincibile, di una fortezza inespugnabile, è una pura illusione che il Covid ci ha stroncato,
è una lezione che dobbiamo imparare. Siamo tutti fragili, ma la fragilità non è una malattia. Questo è quello che dobbiamo apprendere. La fragilità non è una, come dire, una dimensione della vita che chiede di essere curata. Oggi molti di noi parlano uomo potenziato, postumanesimo. La fragilità è la condizione di tutti noi. Ed è una condizione che va compresa, perché se è mal compresa sul suggerimento di Prometeo, diventa una condanna. E il Padre Eterno, pur di farcela comprendere, si è fatto fragile, si è fatto bambino, pur di farcelo comprendere, tanto che l'Apostolo Paolo dice: quando sono debole è allora che sono forte. E il creatore, il Verbo, è diventato un bambino in balia di tutti noi. È venuto sulla terra, manco gli abbiamo dato una casa. Gli abbiamo sbattuto le porte in faccia. Poteva tornarsene in paradiso, dove occhio si stava bene, scocciato giustamente. No, si è fermato. Ora, la fragilità, se compresa nella sua condizione di creaturalità, è un grandissimo dono, ma va capito. Va capito. Io ora vorrei, prima di continuare su questo aspetto, sottolineare l'altra parte della lezione che il Covid ci ha dato. La prima: siamo tutti fragili. La seconda: siamo tutti connessi. È impossibile vivere separati. Certo, viviamo la contraddizione che per sopravvivere dobbiamo distanziarci, che uno a pensarci dice: ma è una follia. Infatti giustamente la sentiamo come una follia, perché noi siamo fatti per vivere gli uni accanto agli altri. L'individualismo, che l'egoismo sottolinea, perché alla fine è la stessa cosa, l'individualismo che ci separa gli uni dagli altri è una contraddizione biologica stessa. Lo stiamo capendo con i famosi neuroni a specchio. Oddio, c'era già stato detto, non è bene che l'uomo sia solo, perché si rimbecillisce. Ma non è bene nel senso che non possiamo vivere gli uni separati dagli altri. Ha voglia di alzare muri, frontiere e blocchi navali. Il virus non conosce confini. Attacca tutti, dal Papa fino all'ultimo abitante della Nuova Zelanda. Per questo una sola salute oggi è possibile se è di tutti. Non possiamo vaccinarci in Italia e non vaccinarci altrove. Non possiamo curarci in un paese e non curarci altrove. La interconnessione, che è un dato di fatto e il virus ce l'ha sbattuto tragicamente in faccia, deve diventare una scelta. Deve diventare una scelta politica, anche economica, anche culturale. E questa scelta significa che noi dobbiamo convivere non tra uguali, ma tra diversi, tra i popoli, non chiudendoci, perché non c'è muro che impedisce
al virus in questo caso, o all'ambiente. Ma noi oggi, ce l'avevano detto nel 72, un battito in Brasile, della farfalla di un'ala in Brasile crea un ciclone in Texas. Ma chi ci aveva creduto? Chi ci aveva creduto? Ce l'avevano detto il club di Roma nel 54. Se sfruttate dissennatamente la natura, si ribellerà. Abbiamo dovuto aspettare il 2015 per vedere tutti i capi di governo finalmente convinti a mettersi attorno al tavolo per dire che il clima ci riguarda tutti. Non possiamo separarci. Ecco perché la condizione umana di interconnessione, per di più tra fragili, ci chiede una nuova visione, ci chiede una nuova politica, ci chiede una nuova spiritualità. Purtroppo noi siamo entrati nel nuovo secolo senza più un sogno, a testa bassa. C'è stata la globalizzazione e io ero ragazzo e parlo della globalizzazione della Chiesa. Tutti voi in questi giorni avete sentito parlare del Concilio. Io ero un bambino, avevo 13 anni, quando vidi, anzi poi non ho un po' di più, 13 anni quando Papa Giovanni lo annunciò a San Paolo, quell'11 ottobre, quella sera io stavo lì in piazza e la mattina avevo assistito a questa fila di 3.000 vescovi mai visti, tutti assieme. Io capii, o meglio non capii, intuì l'universalità della Chiesa e l'universalità del mondo. Poi abbiamo globalizzato il mercato, le merci, ma tutta questa globalizzazione non ci ha fatto elaborare un sogno comune, ma ognuno ha sognato per sé. Caduto il muro nell'89, ve lo ricordate? Tutti abbiamo sognato e Fukuyama scrisse un libro, La fine della storia. Passarono 2 anni soli e scoppiò il conflitto nei Balcani. E nei Balcani, io sono stato lì durante la guerra, c'erano una popolazione di 20 milioni, c'erano 1,5 milioni di matrimoni misti. Dopo l'inizio del conflitto si sono ammazzati tra parenti. Terribile. Una globalizzazione senza un sogno globale è una tragedia, come quella che ancora stiamo vedendo in Ucraina. Il popolo russo e il popolo ucraino sono lo stesso popolo. La religione cristiana è nata della Russia e dell'Ucraina, è nata a Kiev. Io l'ho visto, non l'ho visto perché è nata nel 1980, ho visto Kiev lì, le grotte, e conosco benissimo ambedue i popoli, fratelli, nella stessa fede ortodossa, perché manca la visione e ognuno pensa di essere più degli altri. E allora che uno pensi di invadere un altro paese perché gli serve è la conclusione di un individualismo prometeico che pensa di vivere sconfiggendo l'altro, che pensa di essere solo, non più connesso, perché quando si è soli l'altro scompare, ci si sente unici, potentissimi. Ecco perché allora vorrei passare al terzo punto di questa brevissima riflessione. Di fronte a queste due grandi lezioni della fragilità e della interconnessione,
noi dobbiamo scegliere una visione del futuro. Allora l'unica possibilità che noi abbiamo è quella di comprendere che la fragilità, se ci aiuta ad unirci, diventa una forza enorme. Un esempio? Durante i primi mesi del Covid, a differenza delle lotte di tutti, gli scienziati che si erano trovati impreparati di tutto il mondo si sono uniti insieme e nel giro di pochissimi mesi hanno trovato un vaccino che altrimenti ci avrebbero messo anni. Per l'AIDS ancora non si è trovato, perché ognuno fa come gli pare. Per il Covid sì, perché hanno messo insieme, comprendendo che ognuno da solo era troppo fragile, ma uniti insieme sono riusciti a sconfiggere o quantomeno a fronteggiare una malattia. Perché la fragilità, che deve guardarsi, prima la signora quando ho detto Prometeo, che deve guardarsi da un altro signore che si chiama Narciso, che ha fatto una brutta fine. Narciso è uno che si rinchiude in se stesso. Il rischio che noi stiamo vivendo di fronte ad una globalizzazione che può farci paura è quello di rinchiuderci individualmente, di pensare a sé, della sostanza, di rinchiudersi magari regionalmente, di rinchiuderci magari nazionalmente, di rinchiuderci l'Europa e l'Africa chi se ne importa. Allora, l'assenza di questo sogno deve farci riscoprire attraverso la fragilità che tutti abbiamo bisogno gli uni degli altri. Allora la fragilità diventa una forza, come lo è stato personalmente durante il tempo del Covid. Io ho visto crescere la solidarietà in una maniera incredibile. Dovunque è stata una risposta inimmaginabile, ma la solidarietà dei medici, degli infermieri che sono rimasti accanto ai malati quando potevano andarsene. La fragilità, se accolta e compresa, rende intelligenti, rende sensibili, vince l'indifferenza, perché ti rendi conto che tu hai bisogno e anche l'altro ha bisogno. E allora scatta una nuova cultura, scatta una nuova prospettiva che deve diventare anche politica. Bellissima la scelta dell'Europa, ad esempio, di acquistare i vaccini per tutti i paesi. Ottima scelta. Con l'energia stiamo cercando invece ognuno per sé. Pessima scelta. Ed è una politica di retroguardia questa. Ecco perché io vorrei sottolineare due parole del Papa che ci aiutano a comprendere la visione che manca, io direi, nella stragrande maggioranza dei paesi. E io non trovo nessun uomo politico che in qualche modo la rappresenti. Papa Francesco ci ha fatto comprendere, e questo un po' di politici l'avevano compreso, che la terra è la nostra casa comune, di tutti. E tutti ormai sappiamo che il clima ci riguarda. Tutti lo sappiamo. Se si inquina l'Amazzonia, non è che l'Italia ne sta fuori, alla fine ci inquiniamo anche noi.
E questa è la prima grande visione. La terra è una casa comune. L'altra visione che a mio avviso ancora manca nella consapevolezza dei politici e a mio avviso anche dei popoli, l'altra consapevolezza che Papa Francesco ci pone davanti è quella della fratelli tutti. Siamo tanti popoli ma un'unica famiglia che abita questa casa. Tutti i popoli abitano questa casa e la devono rispettare, hanno diritto di abitarla e il dovere di rispettarla. Tutti, nessuno escluso. Una nuova fraternità? Sì. Perché un mondo globale, se non è fraterno, ha ragione Hobbes. Homo homini lupus. E torniamo a Caino e Abele. Non è che Abele era cattivo, era buono e Caino era cattivo, non è questo. Questo l'hanno raccontato i preti. Erano buoni tutti e due, solo che Caino ad un certo punto ha avuto invidia di una predilezione di Dio per Abele, il cui nome Abel significa debole, fragile. Dio, giustamente, ha un debole per i più fragili. Abele era così. Caino, vedendo questo, si è lasciato corrodere dall'invidia sino a voler eliminare il fratello. Vuole essere l'unico. Questa logica è la logica di cui noi oggi abbiamo bisogno. Ecco perché la fragilità deve diventare una conquista culturale. E la fragilità è la condizione per prenderci cura gli uni degli altri. Questa è la grande sfida che noi oggi abbiamo di fronte. Nessuno si salva da solo. E per noi cristiani c'è un problema serio, perché purtroppo il virus dell'individualismo è penetrato anche nel cattolicesimo. Quando predichiamo ti devi salvare l'anima, o noi preti, o il fedele, mi devo salvare l'anima, noi stiamo sbagliando catechismo. Perché o ci salviamo assieme o non ci si salva. Noi facciamo un sacco di sacrifici per salvare l'anima mia, ma Gesù è morto solo per me o è morto per tutti? Purtroppo il cristianesimo contemporaneo è ancora molto individualista, quindi sbagliato. La messa è mia perché l'ho pagata. No, io lo dico anche perché io faccio, ma dobbiamo farlo. Questo per sottolineare una cosa, che nessuno può salvarsi da solo. Noi ci salviamo unicamente se ci leghiamo gli uni gli altri. Forse con una, anzi senza forse, con una sola parzialità, quella verso i più deboli, sì, questo sì. C'è chi è più fragile di noi, su di lui dobbiamo chinarci un po' di più. Ma tutti dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri. È questa l'unica via che possiamo percorrere. E allora la vittoria su Prometeo da una parte, ce la faccio io, e su Narciso dall'altra, penso a me, l'unica vittoria è capire che la debolezza e la fragilità che noi abbiamo è ciò che ci spinge, se lo capiamo, a unirci. E uniti
stando assieme gli uni gli altri, noi vinceremo anche il male e, lasciatemi dire, anche la morte. Anche la morte. Su questo io non mi dilungo perché magari torniamo un'altra volta, però io, e anche sull'oltre sarebbe da parlare, eh? Anche sull'oltre. Siamo tutti qui un po', la morte, mamma mia, l'oltre, boh. La risurrezione, lo diciamo tutte le domeniche, no? Anche ieri, no, oggi è domenica. Al credo tutti abbiamo detto, credo nella risurrezione della carne, che vuol dire, boh. E invece è una straordinaria finestra sulla quale riflettere. La stessa morte che abbiamo sculturato, non se ne deve parlare. Eppure può essere un passaggio importante. Può richiedere nel momento di maggiore fragilità la vicinanza di tutti. E noi oggi invece andiamo a morire da soli, intristiti, negli ospedali. Già è brutta la morte. Così l'abbiamo resa una tragedia. C'è bisogno di una nuova visione, cari amiche e amici miei, perché è questa la condizione nella quale noi siamo ed è l'unica via per la nostra salvezza. E ce lo dicono anzitutto i bambini. Per tutto questo c'è scritto già, eh? Ma non ci scandalizziamo. Solo che non ci abbiamo riflettuto. Quando un bambino nasce dal seno della madre, che è come Sansone, è fragilissimo. Se non ci fosse la mamma, morirebbe. Se c'è la mamma e se ne prende cura, cresce e diventa forte. E se il figlio, una volta divenuto grande, non abbandona i genitori nel cronicario, i genitori restano a casa e vivono meglio. Tutto questo di per sé è già scritto. La lezione che ci viene dai bambini e dagli anziani, che sconfigge la pretesa dell'autonomia, dell'autosufficienza, di chi è adulto, io sono vecchio, è sconfitta, perché non è vero, perché anche gli adulti e i giovani hanno bisogno di aiuto, sono fragili anche loro. E noi adulti che costruiamo una cultura per la quale l'umano è il culmine della giovinezza, noi siamo responsabili delle drammatiche fragilità dei ragazzi che arrivano persino a suicidarsi. C'è una responsabilità, una corresponsabilità enorme. Siamo tutti fragili in tutte le età. E in tutte le età, partendo da quella del bambino, abbiamo bisogno della mamma, del padre, dei fratelli. Io credo che questa dimensione della consapevolezza della fragilità, che diventa però motore di legame, di diritti e di doveri, sì che ognuno di noi ha il diritto ad essere amato, il diritto a non essere lasciato solo, ma ha il dovere di amare e di non lasciare solo nessuno. Questa è la Bibbia, questo è l'umanesimo che ha guidato tanti secoli di civiltà. Io credo che oggi, di fronte alla tragedia di un mondo globalizzato, interconnesso, ma non per questo fraterno, anzi, spesso conflittuale, dobbiamo ricordare a tutti i popoli, che siamo tutti fragili, ma siamo tutti fratelli. Se è così,
diventiamo davvero la forza dell'amore, la forza della cura che ci sostiene anche quando la fragilità magari cresce, il desiderio di Dio magari c'è e abbiamo bisogno di un po' più d'amore. E alla fine il vero vaccino per tutto è l'amore. Grazie. Grazie. Grazie, Monsignore, per questo bellissimo messaggio di speranza. Una cosa che, una parola che io ho sentito in sottofondo in tutto quello che lei ha detto, almeno appunto come speranza, è la parola fiducia, fiducia nell'altro, che credo che sia l'unica via, l'unica infrastruttura che ci permette di superare la nostra fragilità e anche di accoglierla, perché la fragilità fa paura, cioè rendermi conto della mia fragilità anche nel senso che lei ha definito. E quindi mi chiedo come costruirla questa fiducia in un mondo di individualismo, in un mondo di egoismo, di lontananza. Ma io credo che la grande sfida che abbiamo di fronte appunto ad una cultura iperindividualista oppure ad una cultura, come diceva Bauman, liquida, dove gli affetti non sono più stabili. E perché l'egocentrismo purtroppo ci fa diventare diffidenti, non ci fa vedere il bene. La fiducia deve sconfiggere per primo la paura della fragilità. Per questo la fragilità, vorrei dire, Dio l'ha scelta. Io vorrei dire, dobbiamo sceglierla. Noi dobbiamo scegliere di essere fragili, di riconoscere quello che siamo. Il bambino, quando ha fame, urla. Per fortuna! Quindi la fragilità, se compresa nell'orizzonte di cui abbiamo parlato, diventa una forza. Il bambino urla, alla fine la mamma il latte lo deve dare, se no rompe le scatole. Se non per amore, perlomeno per, come dire, per dovere. La necessità. Ecco. Cioè in questo senso c'è bisogno di una... La fiducia nasce se appunto c'è la consapevolezza del bisogno che noi abbiamo degli altri, del bisogno del noi, attutendo un po' l'io. E questo è terribile oggi, perché purtroppo non siamo aiutati dalla cultura dell'efficienza, dalla cultura della conquista, dalla cultura di una produzione. Siamo diventati tutti un po' macchinari da far funzionare. Se non funzioniamo ci rottamano. Come quando cada in pensione. In pensione non serviamo più. Quindi veniamo rottamati. E io, guardando tutti noi qui, insomma, ragazzi, io sono già entrato, E infatti qual è il problema? Che l'idea che abbiamo della vecchiaia è un'idea sbagliata, figlia di un mondo vitalista, autonomo, che non sopporta l'indebolimento, che non sopporta più di essere figlio, vuole essere autonomo e indipendente, mentre siamo tutti figli. L'ombelico ce l'abbiamo tutti. Finora nessuna macchina l'ha inventato. L'ombelico ci dice una cosa sola, che non ci siamo autocreati, non ci siamo autofatti. Quindi siamo figli. Per sempre.
questa consapevolezza è la parte bella della fragilità, non come condanna, ma come condizione per riconoscere il dono. Quindi tu, quando sei piccolo, sai benissimo che se corri incontro a tua mamma, a tuo padre, non si scansa e vai a sbattere, perché la fiducia è legata alla dimensione della figliolanza. Cioè, io sto parlando di temi che non sono aristotelici, parlo delle affezioni, parlo di complicità. Noi siamo abituati a pensare a corpo e anima, Dio puro spirito, ma dove stai? Ma chi l'ha detto? Se no l'hanno detto, scusate, ma che vuol dire? Io parlo di riscoprire gli affetti, di scoprire quel sentirci a pelle, che ne so. Ecco, questa è la fragilità, che ha bisogno essa di fiducia, altrimenti diventa disperazione. Grazie. Grazie, immagino che dal pubblico ci saranno un sacco di domande, quindi mi alzo, ne vedo subito una lì, grazie. E scusate che ho un po' le luci, che però cerco di vedere tutti. Prego. Niente, restituiamo un po' di giustizia a Prometeo, perché Prometeo in realtà fu quello che rubò il fuoco agli dèi per darlo agli uomini, ben sapendo, come dopo è successo, che sarebbe andato incontro ad una terribile punizione. Va bene, quindi anche ben venga Prometeo. Dove sta? Non lo vedo però. Sono qua. Potete magari alzarvi, sì, che così c'è più facile dal palco, se no facciamo fatica. Sì, è un Prometeo un po' ad uso un delfini stasera. Sì. Comunque, io facevo una riflessione, no? Cioè, quante volte abbiamo sentito adesso, dopo la pandemia, non sarà più come prima, saremo migliori, sarà un mondo diverso, una società diversa, ma quando mai? A me sembra che le cose siano ritornate come prima e forse anche peggio, no? E mi chiedevo anche, ma è possibile che l'umanità debba sperimentare questa unione, questa fratellanza, questo soccorso comune quando ci sono le disgrazie, no? E non sia sempre, anche quando non ci sono le calamità, le epidemie, le disgrazie. Cioè, quando pensavo se riusciremo mai a costruire una società in cui il fragile, che è fragile, ha il diritto di essere fragile, ma ha anche il diritto di essere tutelato, insomma, in maniera spontanea. Sì. No, guardi, io rispondo subito. Sì, direi. Io devo dirle questo, che in molti ho sentito anch'io, ma vedrà che tutto torna, a parte che tutto come prima non torna, anche perché ci abbiamo ancora le mascherine, quindi, e non so se ce lo toglieremo. Comunque, a parte questo versante delle mascherine, il problema è che, a mio avviso, quello che dicevo sulla crescita di solidarietà che io ho visto, questo resta, non è che è diminuito. Anzi, io mi auguro, ma qui dipende da ognuno di noi, perché poi non è che queste cose vengono dal cielo, ma ognuno di noi ha la responsabilità di prendersi cura di uno più fragile. È così che cambia il mondo. Io non credo che cambia, io le posso dire la mia piccola esperienza di Sant'Egidio. Eravamo all'inizio 150 ragazzi, oggi siamo 70.000 nel mondo, che aiutiamo i poveri, i deboli, i malati. Durante la pandemia ci siamo inventati l'ira di Dio pur di non lasciare nessuno, e come noi tante altre realtà, delle diocesi, delle parrocchie, di gruppi laici. Ora,
Il punto è che questo è chiaro che non avviene, come dire, così. C'è bisogno di scegliere. Incontri come questi che fate voi sono importantissimi, sono cruciali, perché ognuno di noi deve riscoprire il dovere di amare. Io l'ho detto parlando, ad esempio, spesso ormai in questi mesi, parlo spesso ai pensionati, tantissimi, per la questione della legge. E io dico che noi anziani abbiamo noi la responsabilità di curarci e di aiutarci. Tanti pensionati che stanno bene debbono aiutare quelli che stanno male. Altro che mettere remi in barca. Ecco, per dire un piccolo esempio di come in realtà la fragilità anche della vecchiaia non deve renderci pigri o indifferenti, deve farci allargare gli orizzonti. Ora, io credo che è la storia degli uomini di buona volontà, è la storia di tanti cristiani che anche da soli, storie magari segrete che nessuno conosce, che però rendono il mondo più sereno, migliore. Se dovessimo togliere dalla faccia di Vicenza o dell'Italia tutte le cose belle che ci sono, sarebbe un problema, eh? Io porto un piccolo esempio che mi riguarda in favore degli anziani. Con la Commissione per la Vecchiaia abbiamo fatto un calcolo anche economico di quello che costerebbe il lavoro, il tempo che perdono gli anziani con i nipoti. Una intera finanziaria. Se non ci fosse, sarebbe una tragedia. Ma di più, l'affetto e la complicità dei nonni con i nipoti immette in una società anaffettiva un patrimonio enorme, incalcolabile. I genitori ci hanno da fare, sbattono i figli al computer, poi ci sono gli influencer, succede quello. Per fortuna i nonni, per dire, questa dimensione va promossa, va riconosciuta, va ampliata. Questo per rispondere che io sono un po' meno pessimista. Certo, poi guardo il tema della guerra, mamma mia. Cioè noi oggi si parla del nucleare come niente fosse. Cioè io sono figlio, 21 aprile era finita la guerra quel giorno. Io in 77 anni in Italia non ho mai visto la guerra. Vederla ora in Europa mi spaventa. Ecco perché, per esempio, questa cultura di pace è qui, secondo me, dovrebbe crescere di più a tutti i livelli. Questo è un altro, un piccolo esempio di... Certo. Però... Altre domande? Qui vedo in terza fila al centro. Grazie. Ah, ok, e poi dopo vedo in penultima fila a sinistra, che così ci avviciniamo. Ecco, se dice anche il nome così. Ecco, bravo. Un po' di affezione. Allora, buonasera, sono Marco. Buonasera. Marco, bene. Intanto grazie, Monsignore, è un privilegio poterle parlare, per cui grazie anche delle parole di questa sera. E gli organizzatori della Fondazione Zoe, che lavorano sempre benissimo, oggi hanno lavorato particolarmente bene, perché questi due incontri del pomeriggio, io ho sentito anche quello precedente, sono incredibilmente simili. Prima il dottor Faggin parlava di fisica. Un vicentino di razza. Parlava di fisica introducendo dentro la fisica il concetto di coscienza e parlando dell'uno e parlando di un creatore, anche se lui non ha voluto chiamarlo Dio, ma insomma
ci siamo girati attorno. E lei adesso sta facendo quest'altro discorso che parla di unità, che parla di mondo globale, che parla di fratellanza. La giornata di oggi penso sarebbe piaciuta molto al Papa Emerito Benedetto XVI, perché ha veramente unito fede e ragione in una maniera molto, molto originale, molto importante. Per cui da questa riflessione sono arrivato a pensare che il Vaticano, dentro il Vaticano, gli ultimi 70 anni, 60-70 anni, sono stati sempre anticipati molte volte. La modernità attraverso il lavoro... Quanto è buono lei. No, ma no, no, no. Ma va bene. Grazie, no, me lo prendo volentieri, però non era... No, non era. Sui papi sono d'accordo. No, ma perché il lavoro di Papa Giovanni, poi portato a termine da Papa Paolo VI, è stato incredibile. Il lavoro di Santo Papa Paolo Giovanni II... che ho conosciuto benissimo. È stato determinante anche per la caduta del muro che lei, a cui lei è prima certo, citato. Certo. Adesso abbiamo Papa Francesco e questa Chiesa che cerca di essere anche sempre... Papa Luciani. Anche Papa Luciani, chiaramente. Però... Almeno qui. Adesso entro... No, adesso, fino adesso ero buono, adesso divento pessimista. Perché detto questo, quello che io non vedo è l'ascolto a questi temi. Cioè, se un tempo c'era ascolto... E adesso le sottopongo la domanda, perché sennò parlo più di lei. La cultura nostra, per esempio, qui siamo in una città, in una regione che ha secoli di cultura contadina alle spalle, che era una cultura che si basava su dei valori molto fondanti e molto vicini all'umiltà, al rispetto, all'ascolto della natura, eccetera, eccetera. E si è persa perché la modernità l'ha corrotta in qualche modo, anche oltre che per motivi economici. E la nostra cultura adesso, anche qui, è incentrata sul successo, sul riuscire a farcela, sull'essere primi, su un senso che è molto più vicino all'avere che non all'essere, no? Per citare i vecchi saggi. Quindi, secondo me, le sue splendide parole, che io condivido nel mio piccolissimo, ho il dubbio che oggi come oggi risultino una sorta di avamposto resistente e non più di una forza prorompente per il cambiamento. Perché vedo che dalla politica non ne parliamo neanche, ma siamo circondati da quello che lei, immagino, ritiene negativo. Ma siamo circondati sempre di più. Quindi, per favore, cosa possiamo fare invece per tornare ad essere determinanti come un tempo? Grazie mille. Allora, innanzitutto continuiamo a fare il festival. Questo aiuta, eh? Questo già. Io però sono, guardi, continuo ad essere meno pessimista. Perché il pessimismo rischia di, come dire, di allearsi ai nemici. Cioè, il nemico, che è il grande egoismo, ci frega così. Non ce la facciamo. E no. Io sono convinto che la parte, diciamo, quella che io chiamo dell'amore o del prendersi cura, è molto più forte del male. Mi verrebbe da dire, è un po' come quella goccia di sangue rosso o di vino rosso in un bicchiere d'acqua. Eh? Meglio il vino, se no questi. Però sono convinto di questo, perché diventa attrattiva. Più attrattiva, perché la solitudine alla fine, io quando ai bambini devo raccontare la creazione, io dico, guardate, Dio deve creare, parla e crea il sole, arriva all'uomo e diventa artigiano, fa un Adamo migliore della pietà di Michelangelo. Cioè, non c'è un muscolo fuori, perfetto. Gli si avvicina, lo guarda, non dice mi sono sbagliato, ma quasi, lo vede triste. Perché la solitudine non si addice neppure alla perfezione. Ecco perché gli presenta tutti gli animali. Alla fine, o meglio dopo, il Padre Eterno gli presenta Eva
E a questo punto Adamo sbarella. E perché? Oh! Ecco, questo è l'amore. Dobbiamo sbarellare un po'. Quando io a un ragazzo di 15 anni gli chiedo di andare a visitare una vecchietta, un'anziana che sta o sola o da un'altra parte, o in un cronicario, io i cronicari li distruggerei, però questa è un'altra parte, e gli dico anche un'ora a settimana ci devo andare. Bene, quando questo ragazzo va lì, magari a casa l'hanno tartassato, avrà preso 5 a scuola, quello che ti pare, ma quando va lì alle 5, quella vecchietta lo sta aspettando, magari da tutta la settimana, e appena lo vede gli si illuminano talmente gli occhi che quel ragazzo capisce che per lei lui è importantissimo. Questo è quello che cambia la vita. Ecco perché i gesti di amore sono di una potenza inenarrabile. Purtroppo non li facciamo. E questo lo possiamo moltiplicare per 1000, per 2000. Però a mio avviso la mia esperienza è che anche sul piano umano, oggi quello di cui abbiamo bisogno è l'attrazione. Ecco, l'amore attrae. Il sillogismo è quando Fagin dice che siamo irriducibili, alla fine vuol dire questo, che noi siamo irriducibili alla macchina, perché il microchip, col cavolo che si innamora, io sì. Ecco, questa è l'irriducibilità dell'uomo e che è la nostra salvezza. Poter amare ed essere amati, gira, è qui il fulcro della noi. Quindi sarei meno pessimista. Prendiamo l'ultima domanda, perché prego. Mi chiamo Remigio. Il buon Dio ci ha dato due comandamenti, il primo e il secondo, no? Ama il Signore con tutto il tuo cuore, la tua anima, con tutte le forze. Ed è individualista, perché è verticale, me, io e Dio, e sarebbe la preghiera. Poi c'è il secondo comandamento, ama il prossimo tuo come te stesso, che è simile al primo. Io dico che la persona forte è la persona che vive insieme questi due comandamenti, perché se vive singolarmente uno dei due è fragile, perché aiutare l'altro, come voler fare, se non c'è alla radice la preghiera, la sorgente che è Dio, è un lavoro insufficiente. E lo stesso, se uno si dedica esclusivamente al rapporto personale con Dio, rimane isolato. Quindi il fragile è questo, è la persona che non vive insieme questi due comandamenti. Se tutti facessero così, avremmo una società forte. Allora, chi non vive i comandamenti è peccatore, non fragile, che è una cosa molto diversa. Poi il rapporto è Dio su tre persone, quindi già lì è un casino, cioè non è verticale, Dio da solo non ci sa sta, tanto che sono tre. Poi c'è il quarto, l'uomo, e tutto il resto. Cioè l'amore, la fragilità, io non la identificherei nel non osservare. La fragilità è essere, è sentirsi figli, cioè dipendenti. E io devo sentirmi dipendente sia da Dio sia dall'uomo. Questa è la fragilità potente.
ed è la fragilità che ti permette di pregare, perché la preghiera non è una formula. La preghiera è: c'hai fame, non c'è latte, urli. Quella è la preghiera. La preghiera è quella della povera vedova di oggi che è urla e insiste e gli rompe le scatole, anzi gli voleva pure menare il giudice se non faceva giustizia. Quindi la preghiera è la qualità del debole, del fragile. Chi è fragile non sa pregare perché non c'ha bisogno. Chi è fragile non può essere indifferente di fronte agli altri. Ecco perché in questo caso diventa riconosciuta e accettata, e diventa una virtù. E diventa anche preghiera, e diventa anche interesse, diventa anche una forza che ti fa uscire. Allora sì che c'ha ragione l'Apostolo Giovanni: se tu dici che ami Dio che non vedi e non ami il prossimo che vedi, sei un bugiardo. Beh, è tutto unito. I due comandamenti sono una cosa sola. Dividerli diventa un po' un problema. Non so se... Com'è? No, appunto, certo. Grazie. Credo che veramente non avremmo potuto scegliere un incontro migliore per chiudere la nostra rassegna. Grazie. Grazie di cuore e buon festival. Chiederei... No, allora... Volevo ringraziare tutti per la vostra partecipazione. Noi questa nostra settimana dedicata a One Health, una sola salute, che devo dire, tutte le volte che penso a One Health in realtà a me viene in mente la Laudato Si, perché anche, beh, anche Fratelli Tutti, dovrò leggermela, ragazzi, no, perché io ero sulla Laudato Si e mi pareva già una buona no, cosa. No, io mi permetto di controbattere. Ok. Perché ho fatto così pure col Papa, capito? Vabbè. Ho detto: non basta la Laudato Si. Va bene. Allora sono in buona compagnia. No, credo che questa settimana ci abbia aiutato un po' a capire quanto sia complesso il tema, e soprattutto la cosa che secondo me ci dobbiamo portare a casa è il concetto di cui parlava prima Monsignor Paglia: l'interdipendenza, l'interconnessione. Noi siamo tutti uniti, la nostra salute dipende dalla salute nostra, degli altri, del mondo in cui viviamo, degli animali. È veramente un ecosistema, abusando di una parola molto usata, ma di cui forse per la prima volta siamo veramente consapevoli. Quindi grazie per essere venuti, per averci seguito, grazie a quelli che ci hanno seguito da casa, e un ultimo ringraziamento, ultimo ma veramente di cuore, per i nostri volontari. Monsignore li ha visti anche lei, le persone con la sciarpa verde, molti di loro sono persone di una certa età, molti erano dipendenti. Un ringraziamento alla Zoe, va bene, grazie, accetto assolutamente da parte del pubblico questa cosa, quindi grazie a tutti voi, e a questo punto al prossimo anno, che sarà la 15ª edizione della nostra rassegna. Prima con la nostra presidente guardavamo il significato di 15, 15 è un numero, adesso non so se la numerologia va bene, ma diciamo auspicando, è il numero della comunità. È il numero della casa comune, che credo sia perfetto per traghettarci all'anno prossimo. Quindi grazie ancora a Monsignor Paglia, grazie a tutti voi. Buonasera.